Allora, ragazzi, nessuna può mettere Babe in un angolo, eh. Ecco, giustamente, sei Babe, eh? No. No. Come si chiama? Francesca. Francesca. Ecco, mi sono sbagliato, lei non è Francesca. Come, da dove vieni? Milano. E state giocando a qualcosa di strano, vedo. No, esatto. Che posizione è venuta? Non nessuna no. posizione. È venuta. Attenzione, sta pescando, vediamo. È venuta, tutte le giocatrici devono alzarsi in piedi e cantare la canzone dell'Ape Maia. Ok, ragazzi, in diretta mondiale abbiamo le giocatrici che si alzeranno, ecco, alzatevi. E faranno la penitenza in diretta perché ci canteranno e balleranno l'Ape Maia. Pronte? 1, 2, 3. Volavo la Gaia. Vola sopra i monti, sfiora il cielo per rubare nettare da un melo. Ecco ragazzi, lei è la fornitrice del gioco perché sa il testo a memoria, praticamente, bellissimo. Ecco, allora voi avete fatto l'Ape Maia, ma il calabrone te lo prendi tu. Come si chiama il calabrone? Tommaso. Tommaso, Tommaso. Tra l'altro da dove viene? Milano. Ah no, ah, pensavo magari se veniva dalla Calabria era proprio il top, no. Perché era proprio calabrone così. È originale? È proprio calabroso, veramente. Ma è originale? È originale. Tommaso di Milano. Ok, che cosa ti ha colpito di Tommaso? Dio. La gentilezza. La gentilezza? Tanto gentile, tanto onesto pare. Gentile, sì. Tanto onesto. Sì. Fantastico. Ti viene da scrivere poesie a te? No. Quando lo vedi. Ok. E di te che cosa l'ha fatto innamorare, secondo te? La simpatia. La simpatia, quindi si sposano per la gentilezza e la simpatia. Non ci crede nessuno. L'amica poi, quella lì, schifata. Sta quasi per sputare l'amica, proprio. Tenetela, schifatissima. Ok, quindi la gentilezza e la simpatia. Loro si sposano per questo? Gentilezza e simpatia. Gentilezza e simpatia non si può vedere. Fantastico, va bene, bellissimo. Viaggio di nozze dove? Polinesia, già iniziamo a capire bene il perché del matrimonio. Dopo quanti anni ha ceduto? Sette. Ok, l'hai messo le corde o è stato spontaneo? Spontaneo. È un grande attore Tommaso, grande attore. Ok, dove te l'ha chiesto? In campagna. Ok, te lo aspettavi? No. Così sei vestito da spaventapasseri? No. Oh, niente. Quindi non ti sei spaventata? Sei rimasta colpita? Scioccata. Ah, scioccata? Poi non chiediamo cosa è successo dopo. Ecco, non chiediamo cosa è successo. Cose da shock? Chiediamo. Non chiediamo. Però è successo. È successo. Fantastico! Allora un applauso alla nostra Francesca! Bravo.